Ciao ragazzi, oggi vi faccio vedere come suonare le cosiddette Machine Gun Triplets. Questo nome deriva dal metodo didattico sullo slap di Slavrevsky, che secondo me, non so se si pronuncia così, ma secondo me è ancora uno dei migliori metodi didattici perché riesce ad applicare molti trucchetti in slap in maniera musicale. In un altro video vi avevo già fatto vedere il movimento di 4/16 in cui facevo questa cosa qua. Cioè suono il Mi a vuoto con il pollice, 1, poi movimento 2, stoppo con la mano sinistra in M, movimento 3, col pollice faccio una nota morta sulla corda di Mi e con lo strappato sul Sol faccio il mio 4/16. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Questo in velocità. Ta 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 ta, 16. Le machine gun consistono nel ravvicinare i primi tre movimenti e allungare l'ultimo. In questo modo sentite la differenza tra 16 e machine gun. Poi il passo successivo è quello di mettere il quarto suono della machine gun su una nota. Cioè, anziché fare 1, 2, 3, strappato, morto, ci metto la nota. Questo comporta che il mio 2, cioè la nota morta in Emmer, io consiglio di esercitarsi a farlo solo più con tre dita, staccando l'indice per andare a prendere, in questo caso, un Mi acuto sulla corda di Sol a tasto 9. Poi, in un secondo momento, posso spostare questa nota acuta. In questo caso l'ho fatta come 16 normali. Con la machine gun. Grazie a tutti, ciao, buona musica, alla prossima, Carlo.